Eccoci qui per i nostri due ultimi incontri per quest'anno che purtroppo dobbiamo tenere a distanza. Ed ecco, adesso vi presento la nostra ultima eroina, Virginia Oldoini, meglio conosciuta come la Contessa di Castiglione, che ha avuto un ruolo, io direi, fondamentale per la nostra storia unitaria, per ottenere l'unità d'Italia. Quindi davvero un'eroina del nostro risorgimento e non solo come fu definita dal presidente del Consiglio del neonato Regno d'Italia, Urbano Rattazzi, la vulva d'oro del Risorgimento. Certo, al suo fascino non si poteva resistere, però non possiamo nemmeno, come dire, racchiudere solo la Virginia Oldoini solo in questa definizione, che fu davvero una donna straordinaria per quanto spregiudicata. Ed eccola qui, una donna è sempre nell'impossibilità di sapere se ama o non ama un uomo finché non gli si concede. Ecco, questo potrebbe essere un po' l'estremo riassunto del pensiero della contessa, che qui vedete in una foto quando era poi giovane, tra l'altro. Adesso ne vedremo tante perché fu davvero una delle prime a cogliere l'importanza e il valore di questo nuovo strumento che era all'epoca la fotografia, appunto. Ed era questo appunto il suo pensiero, per cui ebbe innumerevoli amanti e fece scandalo, diciamo, ecco, fece davvero scandalo in tutta Europa. Quanto gli uomini perdessero la testa per lei, ce lo può dare questa lettera, questo estratto da una lettera di Stanislao Bentivoglio, uno dei suoi tanti amanti. Io ti amai quando avevi 10 anni e ti amerò tutta la vita. Quando tu sei entrata, un velo è caduto e io ho visto il vero amore, il solo vivo, possente, terribile amore. Non li dimenticherò mai. Che fine d'anno il 55 e che inizio del 56. Mio Dio, mio Dio. Felicità brevissima, ma ricordo eterno, ineffabile, possente. È l'ultima lettera, o meglio, non è l'ultima, ma è la lettera che gli scrive Stanislao sapendo che non l'avrebbe più rivista poi, perché lui aveva ricevuto dai Savoia un incarico ad Aleppo, addirittura in Siria, mentre lei si stava trasferendo a Parigi per l'incarico ricevuto dal sovrano e da Cavour, come vedremo, scusatemi. Ecco, questo proprio per darvi l'idea di quanto, no, gli uomini perdessero la testa per lei. Lei all'epoca era giovanissima, aveva appena 19 anni. E vi lascio immaginare, insomma, come trascorsero l'ultimo dell'anno e il capodanno. Tutto questo quando lei era già sposata, e il marito era nei dintorni, tra l'altro, insomma, non è che fosse poi così distante, perché si stavano. Uno degli ultimi incontri avviene proprio quando lei si imbarca appunto per raggiungere Marsiglia e poi Parigi con il treno. E quindi il marito era lì con lei. La giovane contessa aveva già adottato un cifrario personale che utilizzava nel suo diario quando il resoconto veridico della sua giornata si faceva troppo sé. Per esempio, E stava per embrassement, abbracci, carezze, B per baci, BX per baci e qualcosa di più, F per il rapporto completo. Guardate anche questa splendida foto, no? Anche qui è giovanissima la contessa, che per quanto giovane, però era comunque già una poliglotta, parlava correntemente almeno quattro lingue e benissimo l'inglese e il francese. E come vedete era già addentro ad una certa mentalità tipica delle spie. E lei verrà istruita su questo, chiaramente, poi lo vedremo più avanti, no? Riceverà tutta una preparazione prima, una volta che è stata scelta, prima poi di essere mandata a Parigi con un incarico davvero di primaria importanza. Uno più intraprendente degli altri aveva fatto breccia, tanto da indurla a registrare la prima F del suo diario. Questo era lo spezzino Ambrogio Doria. Il fattaccio accadde il 7 maggio del 1853. La passeggiata durò più del previsto e a sera, tornata a casa in ritardo e piuttosto confusa, Nicchia non seppe resistere ai rimbrotti e in lacrime confessò la sua colpa alla madre allibita.
allora, Ambrogio Doria chi è? Ambrogio Doria era il discendente della più nobile famiglia genovese che aveva dato i più prestigiosi ammiragli e governatori della città. Mentre Nicchia è il soprannome che le venne dato addirittura da Massimo D'Azeglio quando era ancora bambina a Virginia, perché naturalmente lei appartiene a non solo la prima famiglia spezzina di La Spezia, lei era originaria, ma sicuramente una delle più nobili e in vista famiglie aristocratiche italiane, sicuramente da questo punto di vista. Nacque sì, era spezzina d'origine come la famiglia, ma poi trascorse l'infanzia a Firenze. L'imperatore stesso, Napoleone III, che poi insomma, che lei dovrà incontrare e sedurre a Parigi, lei lo conobbe sin da bambina perché frequentava la stessa casa, insomma, quella del nonno paterno, sì, materno, quella del nonno materno. Ecco, quindi diciamo che già era ben ottimamente inserita, più aveva questa predisposizione al segreto, una spregiudicatezza quanto mai rara, per cui sembrava proprio la candidata ideale. Allora, naturalmente, di fronte al fattaccio, come si reagiva all'epoca, soprattutto per una famiglia così in vista? La prima cosa da trovare era un marito a questo punto. Vi lascio immaginare lo scandalo, no? Ecco, fu anche per un breve periodo, per una settimana, portata in un severissimo collegio di suore, ma lei fu talmente abile che dopo una settimana fu lasciata tornare a casa perché sembrava davvero una santa, no? Era quella più, la più devota. Se le consorelle, chiamiamole così, pregavano un'ora, lei ne pregava tre. Insomma, mostra già sin da piccola, perché questo avviene anche prima del fattaccio, per il suo comportamento un po' troppo così, poco legato all'etichetta e ai costumi dell'epoca. E quindi questo proprio per descrivere il carattere di questa donna, no? Che era molto astuta, furba, sapeva come muoversi sin da ragazzina. E quindi bisogna a questo punto trovare il marito. E il marito, anche lui, appartiene all'alta aristocrazia piemontese, un uomo di fiducia di Vittorio Emanuele II. Amico intimo di Cavour, parente del generale Cigala che avrà un ruolo importantissimo nella vicenda, è lo zio e che è l'ufficiale di riferimento per questa vicenda per la corte sabauda. Quindi quest'uomo che poi tra l'altro l'aneddoto, c'è cioè un aneddoto probabilmente non è nemmeno vero, ma insomma si recò a Parigi in cerca di un buon partito da sposare, e a Parigi già era circolata la voce che la più bella donna d'Europa invece si trovava a Firenze. Quindi lui prende, riparte e si dirige alla volta di Firenze per incontrare appunto Virginia, che però non rimane assolutamente fulminata dal conte Francesco Verasis. E questo ce lo dice direttamente lei dal suo diario. Vesto, sembra quasi un telegramma, no? Vesto bellissimo abito bianco prezioso pizzo di Venezia. Le donne applaudono, gridano Viva Madonna nostra di Firenze, perché chiaramente si sposa a Firenze. Ma io, pur sapendo di compromettere il mio avvenire, considerandomi anzi già vedova prima del tempo, avendo dato la mia parola, andai in chiesa. Che dico andai? Che no! Fu il povero principe Poniatowski che dovette trascinarmi in due riprese. E qui la vedete nell'abito da sposa. Come vedete, lei è assolutamente recalcitrante, però alla fine ha dato la sua parola e quindi si sposa. Ma considerate appunto questo passaggio qui, no? Considerandomi anzi già vedova prima del tempo. Ma che matrimonio è? E di fatto lei si comporterà per tutta la vita così, come se fosse già una vedova, io direi una vedova allegra. Sentite questa. Mentre ero nella mia camera con Marcello sul canapè, è sopraggiunto Andrea. Marcello si è nascosto nella toilette. Andrea mi ha fatto una scenata per un biglietto di Ambrogio. L'ho mandato ad attendermi a Marola. La quadriglia amorosa andò avanti per un bel po'. Poi a novembre Nicchia cambiò d'umore. Sembrava distratta da altri pensieri. Non solo Ambrogio Doria è colui con cui appunto
ha il suo primo rapporto, ma riesce alla fine a innescare, no? A costruire una tresca con tutti e tre i fratelli Doria. Sono tre fratelli e nessuno dei tre sfuggirà appunto al fascino della bella Virginia, che indubbiamente è una bellissima donna, lo vedete da queste foto, e alquanto, insomma, direi moderna, nei costumi. E questo, anche questo dettaglio, insomma, per farvi capire quanto fosse davvero già una vedova allegra, eh? E naturalmente questo cambiamento d'umore per cui perde interesse anche con quello che sarà un amore costante, chiamiamolo così, della sua vita, Ambrogio Doria, il maggiore dei fratelli, anche lì lui lo sappiamo questo perché le vennero scritte delle lettere in cui veniva rimproverata appunto di un certo disinteresse, di una certa distrazione, insomma, gli amanti lo vivevano quel momento come un distacco. E molto probabilmente questa distrazione di Virgilia coincide con l'incarico che sta ricevendo appunto dalla corte piemontese. Una cosa che non vi ho detto sin dall'inizio, ecco, diciamo il libro conduttore di questo nostro incontro di stasera è appunto L'amante dell'imperatore di Arrigo Petacco, che è stato uno dei primi, insomma, negli ultimi anni, decenni, che ha recuperato la storia di Virginia Oldoini, che ha sempre diviso la critica storica italiana, perché per alcuni non ha avuto nessun ruolo, per altri invece ha avuto un ruolo fondamentale. Oggi è innegabile, no? Il sostenere, cioè non si può più negare il ruolo che Virgilio Oldoini svolse alla corte francese di Napoleone III. Il problema nasce dal fatto che subito dopo la morte della contessa, i servizi segreti piemontesi piombarono nella sua dimora e bruciarono tutte le sue carte, proprio perché ce n'erano molte di assolutamente compromettenti, insomma, perché c'era la corrispondenza con Vittorio Emanuele II di Savoia, con Napoleone III di Francia e con molte altre teste coronate o personaggi di rilievo, di assoluto rilievo politico dell'epoca. E quindi si voleva un po' cancellare tutto. Quel poco che è sopravvissuto lo dobbiamo al fatto che lei fosse davvero una grafomane, proprio passava intere giornate a scrivere lettere. E possiamo ricostruire la sua, e quindi, ed era anche molto disordinata, per cui qualcosa è sfuggito, al rogo, alla damnatio memoriae, direi quasi, di questa donna. È saltato fuori da bauli dimenticati, dietro magari una foto, un appunto, un biglietto nascosto in un abito, ecco, sono stati, insomma, casualmente magari rinvenute tracce della sua corrispondenza, oppure possiamo ricostruire la sua storia leggendo le lettere di coloro che invece dei suoi corrispondenti, insomma, ecco, o di coloro che hanno testimoniato in qualche modo la vicenda. E ecco appunto di quale vicenda si tratta, qual è il contesto storico che la contessa si trova a vivere. Allora, ci troviamo nella seconda metà del Cinquecento, che è da poco iniziato, tra l'altro, come seconda metà intendo, eh? Ecco, e la Francia vive un periodo di grande splendore e ottimismo, direi, dovuto a quest'uomo in particolare, a Napoleone III, che instaura il secondo impero e che fece all'epoca grande Parigi, tanto per intendere, Parigi che noi oggi amiamo, conosciamo, visitiamo. È in buona parte la Parigi di Napoleone III. E allora leggiamo che cosa ci dice Arrigo Petacco. Da quando 3 anni prima Luigi Napoleone aveva fondato il secondo impero, l'assetto europeo deciso dal congresso di Vienna del 1815 aveva cominciato a scricchiolare. Assicurarsi la protezione dell'imperatore e dei francesi era dunque l'obiettivo primario di Cavour.
Cosa accade? Quest'uomo, prima di salire appunto al trono, di fondare il secondo impero con un plebiscito che vinse con larghissima maggioranza, era vissuto in Italia, aveva trascorso la giovinezza, l'adolescenza, la giovinezza in Italia, era stato anche iscritto alla carboneria, alla massoneria, e il giuramento massonico voleva che si impegnasse per l'unità d'Italia, aveva rischiato la morte, sì, aveva rischiato la vita in alcuni moti rivoluzionari, poi in uno di questi, nel 31, se non ricordo male, rimase ucciso il fratello, quindi era quasi più italiano che francese, Luigi Napoleone, e aveva questo stretto legame anche con le vicende pre-risorgimentali del nostro paese. Quindi quando sale al trono, a Cavour, alla volpe, no? Come venne definito Camillo Benso di Cavour, subito, no? Pensò che quella fosse l'occasione migliore per ottenere, se non proprio l'unità d'Italia, comunque cominciare a muovere i primi passi, sollevare la questione italiana a livello europeo, e la protezione di Napoleone, da questo punto di vista, era imprescindibile. Basti pensare, ecco qui il congresso di Vienna, un accenno, sì, facciamolo per rinfrescarci la memoria. Il congresso di Vienna era quel congresso che chiuse l'epoca napoleonica e volle fare un salto all'indietro, no? Il periodo dal congresso di Vienna poi si inaugura il periodo della restaurazione, si volle un po' dimenticare tutto ciò che era avvenuto a partire dalla rivoluzione francese. E questa poi è la ragione di tutti i moti rivoluzionari che si rincorrono nel corso dell'Ottocento. E l'ascesa al trono di Napoleone III, come dire, non dico che spazzò via, comunque, come dice qui, cominciò a far scricchiolare quello che era l'assetto europeo che si era stabilito nel 1815 e che aveva assicurato comunque decenni di pace, questo bisogna riconoscerlo. Cavour, naturalmente, noi ce lo ricordiamo, no? Comunque ce l'hanno voluto rappresentare così i padri dell'Unità d'Italia, come un grande statista, il più grande, un uomo pensoso, serio, sempre e solo intento ad occuparsi di politica. In realtà, Cavour era uno scapolo impenitente e libertino, le cui avventure galanti ravvivavano le conversazioni degli austeri salotti torinesi. Era stato addirittura protagonista di una tragica vicenda sentimentale con una parente degli Oddolini, quindi di Virginia, la quale si era uccisa gettandosi dalla finestra dopo che il giovane conte l'aveva abbandonata. Quindi diciamo che Cavour se ne intendeva di donne, non è che fosse assolutamente digiuno. Quindi, tenuto conto di chi era e della fama che già aveva Virginia Oddolini, di chi era, come dire, dietro, sotto le pagine di storia ufficiale, il conte Camillo Benso, e conoscendo anche chi era il nostro padre della patria in tutti i sensi, vediamo che il cerchio si chiude. Vittorio Emanuele aveva un debole per le donne e una potenza amorosa proverbiale. Davvero disseminò figli per tutto l'arco della sua vita, un po' ovunque, di figli naturali, ed ebbe tantissime amanti, ed era davvero, appunto, un vero e proprio gallo, un macio all'italiana. Guardate che baffoni. Però, d'altra parte, a Londra la regina Vittoria, la grande regina Vittoria, offrendogli in moglie una nipote, cambiò idea dopo averlo conosciuto. Sembra un brigante medievale, fu il suo commento. Presentato alla bellissima imperatrice Eugenia di Francia, la moglie di Napoleone III, dopo aver calato uno sguardo rapace nella sua splendida scollatura, non trovò di meglio che dirle: «Madame, il vostro décolleté mi fa soffrire il supplizio di Tantalo». Ecco, vedete chi era il nostro sovrano? Perché? Perché alla fine la Casa Savoia è stata l'unica casata guerriera del nostro paese, e questo aspetto militaresco, guerresco, si accentua proprio a partire dagli inizi dell'Ottocento e, come dire, si rinforza proprio con Vittorio Emanuele II, che vuole un regno di Sardegna, non dico una potenza militare, ma comunque uno stato
ben armato, all'avanguardia sotto tanti settori dell'arte militare. Comincia a circondarsi anche a corte di alti ufficiali, finiscono le figure, diciamo, di riferimento a corte civile, ma invece tutto il suo entourage alla fine diventano, sono ufficiali di carriera. Uno di questi è appunto il generale Cigala, di cui vi parlavo prima, che avrà un ruolo nella vicenda. Ecco, quindi è uno stato che si sta riarmandolo e insomma, come dire, spinge ulteriormente l'acceleratore su questo aspetto militaresco di Casa Savoia. E quindi di conseguenza il nostro Vittorio Emanuele II non può essere un perfetto gentiluomo. Quando appunto in questo viaggio che compie tra Londra e Parigi, proprio per, no, avvicinare le due grandi potenze al problema italiano, fa una pessima figura a Londra, e anche a Parigi, insomma, nonostante poi alla fine fu sicuramente meglio accolto, ecco, piacque per quello che era, venne definito un sergente in visita al circolo ufficiali. Ecco, insomma, era un personaggio un po' sopra le righe, sotto poi soprattutto il punto di vista degli amori, ecco, diciamo così. E allora, naturalmente, questi due personaggi così attenti al fascino femminile non potevano che pensare a Virginia. Non sappiamo chi fra Cavour e Vittorio Emanuele sia stato il primo a suggerire il suo nome. Ciò che è certo è che Fourier ad assumersi personalmente l'incarico di preparare spiritualmente la bella contessa alla patriottica missione. Dopo una minuziosa preparazione dell'incontro, che ovviamente doveva rimanere segreto, si fece vivo il re. Giunse di sera, avvolto in un mantello nero. E allora, guardate anche questa splendida foto della giovane Virginia. Allora, in effetti, non sappiamo, però già molto probabilmente durante il loro rientro dal viaggio a Londra e a Parigi, dovettero escogitare un piano che prevedeva forse poi anche l'espediente più antico di questo mondo, no? Una bella donna capace e seducente che tirasse un po' l'imperatore dalla parte dell'Italia, eh? Diciamo veramente un'arma politica ampiamente usata nel corso della storia. E come dire, i primi tentativi a tastare il terreno ci va proprio il generale Cigala, che comincia a parlare con Virginia. E gli confessa che loro sanno tutto della sua tresca con i fratelli Doria, quindi la mettono un po' con le spalle al muro, un po' le vogliono pure far capire, dice, Sara, sappiamo che se ti chiediamo una cosa non è che poi, lo stiamo chiedendo ad una santa. Virginia accetta subito, lo fa in maniera entusiastica proprio, contentissima e anche orgogliosa, di partecipare, di avere un ruolo attivo, nel tentativo di unificare la nostra penisola, che vi ricordo dal congresso di Vienna usciva fuori come una semplice espressione geografica, non uno stato o una nazione. Scusatemi, bevo un attimo. Oh, e Cigala è il primo ad avere rapporti, poi interverrà Cavour che la renderà edotta su ciò che deve fare, e infine anche il re, e che poi giustamente prima no, di mandarla a sedurre Napoleone III dice proviamolo un po', vediamo un po' se è davvero all'altezza della sua fama, quindi avrà anche un incontro, un fugace incontro, se volete, nonostante poi lei ci parli di cinque e poi aggiunge puntini puntini e lascia supporre quindi che appunto questa proverbiale potenza sessuale del nostro re sia venuta fuori anche in quell'occasione. Gli stessi destini d'Italia sembravano riposare sul successo della Bellissima. Ansioso e quanto più di nicchia, timoroso quanto lei del fallimento del piano, Cavour, qualche giorno prima del fatidico invito alle Tuileries, le inviò appunto la famosa ambigua esortazione. Riuscite, mia cugina, con tutti i mezzi che credete opportuni, ma riuscite. Direi che, insomma,
davvero più chiaro non poteva essere Cavour. Il compito della bellissima Virginia era appunto quello di sedurre l'imperatore e di attrarlo dalla parte del Piemonte, in questo caso, affinché lo facilitasse nel tentativo di unificare la penisola, che poi nei piani iniziali Cavour sarebbe accontentato benissimo anche della Padania, di ottenere, insomma, di cacciare gli austriaci dal Lombardo-Veneto, per intenderci. E la bella nicchia naturalmente non può fallire e non fallirà, e né teme mai di fallire. E il viaggio sarà combinato nella mia maniera migliore. Lei va con il marito, non va da sola. Poi il marito a un certo punto, pensando a Parigi, riceverà l'incarico a Mosca, se non ricordo male. Quindi sarà tutto orchestrato per il meglio. A Parigi c'è, esiste già anche a corte, un partito italiano, chiamiamolo così, capeggiato dal fratello dell'imperatore, mentre l'imperatrice, la moglie, è filo-austriaca. Quindi ci sono questi due partiti che si battono all'interno della corte, e il partito italiano, chiamiamolo così, insomma, lavora davvero bene a preparare il terreno a Virginia. Oggi si parlerebbe quasi di un lavoro da press agency, no? Di agenzia pubblicitaria, di agenzia di comunicazione, perché si comincia a spargere la voce che da lì a breve a Parigi avrebbe fatto la sua comparsa questa donna bellissima, al di là di ogni immaginazione, di ogni dire. E quindi, insomma, come dire, quando Virginia approderà a Parigi c'è già tutta una città che l'aspetta, eh? E non vedono l'ora, fremono dal desiderio di vederla. Quindi se ne è parlato al meglio in tutti i salotti. Davvero l'operazione fu pensata e studiata in ogni minimo dettaglio. Dall'altro lato c'era la protagonista, cioè Virginia, che davvero non ha, pur essendo giovanissima, appunto, non aveva nemmeno 20 anni, ne aveva fatta di strada in un certo senso, ma dall'altra aveva una altissima considerazione di sé e una sicurezza davvero ferrea da questo punto di vista. Quindi lei non dubitò mai di riuscire. Quando si riferiva alle altre donne, parlava così: le eguaglio per nascita, le supero per bellezza, le giudico per ingegno. Quindi lei non teme di apparire a corte, a Parigi, alla corte imperiale. Sa di avere tutti gli occhi addosso, ma sa non solo di essere la più bella, ma anche la più intelligente. Oltre al fatto che di nascita, lei non deve, come dire, non deve nulla a nessuno. Gli Oldoini sono gli Oldoini. D'accordo? Quindi sentite tutto l'orgoglio aristocratico per un verso, e anche proprio un orgoglio personale, ben consapevole del proprio valore e della propria bellezza. E questa foto direi che la rappresenta appieno. Questo è il famoso abito che veniva la regina di cuori. Se notate qui al centro c'è un cuore poi. Questa è la migliore che ho trovato. Molte sono protette perché appartengono al Getty Museum. Comunque, quelle tra di libera circolazione, questa è la migliore che ho trovato. Direi che, insomma, ce l'ha tutte le carte per riuscire. Io non ho controllato l'ora. Va bene, andiamo un pochino avanti, vediamo gli incontri e poi magari ci fermiamo e recuperiamo la prossima lezione. Ho sbagliato, avrei dovuto tenere il tempo. Allora, ma ecco come il conte di Mugny descrisse la prima apparizione della divina contessa alla corte di Napoleone. Io non dimenticherò mai quel ballo alle Tuileries, dove lei apparve seminuda come una dea dell'antichità. Fu una rivoluzione. La folta chioma di seta le ricadeva sciolta sulle spalle lussureggianti. La gonna aperta sul fianco lasciava intravedere una gamba modellata da una calzamaglia di seta e un piede inverosimilmente perfetto, con una gemma infilata in ogni dito e protetto da un microscopico calzare. Ve lo immaginate questa scena di questa donna tanto attesa che
che fa la sua comparsa ed è subito scandalo, subito rivoluzione, come ci dice il Conte. Anche perché, e l'abbiamo visto anche in alcune foto di Virginia, all'epoca le donne portavano la crisolina, quindi avevano queste ampissime gonne che coprivano le forme. Lei, che invece fu definita una statua di carne, aveva tutto l'interesse a mostrarsi. Ecco, bella modellata dall'abito che mettesse in risalto le proprie forme. E quindi chi poteva resisterle? Figuriamoci poi Napoleone III, che anche lui, insomma, quanto a donne. E quindi questa è no, direi che proprio la comparsa come di più non avrebbe potuto fare. È davvero suscita una meraviglia, un interesse. Continua la lettera della testimonianza del conte, dice che addirittura le dame persero proprio ogni contegno perché per poterla vedere meglio, quelle che erano magari nelle seconde file salirono sopra le sedie, sopra i divani, sopra i tavoli. Insomma, davvero un po' quello che può succedere oggi quando arriva un divo di Hollywood o una diva di Hollywood, qualcosa del genere. Ecco, immaginatevi però questo alla corte del Secondo Impero a Parigi, eh? Com'era suo solito, lei, questo è il primo vero incontro con l'imperatore. Ce ne fu uno fugace proprio di pochi giorni precedente, e lì però, ecco, fu l'unico momento di debolezza di Virginia, perché perse tutto il suo spirito. Tant'è che non fece una buona impressione all'imperatore, che appunto confidò, disse: sì, è bellissima, ma insomma, è povera di spirito. L'occasione verrà presto recuperata, perché poi, appunto, già in questo incontro successivo getterà l'esca, direi. Com'era suo solito, lei era giunta in ritardo alla festa, e mentre stava salendo lo scalone d'onore, avvolta in una splendida toilette di velluto bianco e oro, si incrociò con l'imperatore che se ne stava andando. Le si fece incontro galante e le disse con tono di scherzoso rimprovero: «Arrivate troppo tardi, madame!» E lei pronta, con un radioso sorriso: «No, sire, siete voi che ve ne andate troppo presto!» Sentite qual era lo spirito di Virginia, questo botta e risposta? E già qui diciamo che l'imperatore cade, direi, nella rete o a bocca all'amo, tant'è che potrà scrivere nel suo diario, no, nei giorni seguenti, appunto questo: domenica 3 febbraio, andata al ballo in costume dal banchiere Leon, ho parlato con l'imperatore, anche lui mascherato. Giovedì 6 febbraio, pettinata, incipriata, perle, piume, eccetera. Sono andata al concerto delle Tuileries, ho cenato e parlato con l'imperatore. Non c'erano che diplomatici. Vedete co come entra facilmente in un giro di altissimo livello, come proprio è introdotta immediatamente a corte, e tanto da partecipare a cene con l'imperatore e con diplomatici, considerate anche il ruolo della donna dell'epoca. Quindi è proprio accede subito ai massimi livelli, e da qui già possiamo cominciare, ma possiamo facilmente immaginare che cominciò a lavorarsi l'imperatore. Anche questa è una splendida foto, ad esempio, di un abito che sarebbe stato bello sapere di che colore fosse. Lei amava molto la lavanda, ho letto, i colori sul violetto, il lilla, colori pastello, però non disdegnava sicuramente o abiti neri, questo dalle foto in bianco e nero si capisce, oppure abiti magari estremamente colorati, o mise, come abbiamo visto, del tutto straordinarie, fuori dal normale. E allora questo è il lavoro che Virginia sta mettendo in atto, rispettando perfettamente i piani del re di Sardegna e di Cavour. E come vedete, è un susseguirsi, questo davvero tutte le sere c'era una festa. Questa è la grandezza del Secondo Impero, eh? Sono proprio anni di fasto, di tripudio a Parigi, di luci, splendori e feste. E naturalmente non possono mancare le feste dell'aristocrazia, che si rincorrono un giorno dopo l'altro. Questo anche perché si sta aprendo a Parigi il congresso di pace dopo la guerra di Crimea.
che è stato il primo passo compiuto da Cavour per l'unità d'Italia. Perché? Perché partecipò ad una guerra che vedeva le potenze occidentali, la Francia, l'Inghilterra, a fianco della Turchia, che era stata invasa invece dagli zar, quindi dall'impero russo. E Cavour si inserisce in questa dinamica e riesce a convincere il sovrano e il Parlamento sabaudo a inviare 15.000 bersaglieri in Crimea, che tra l'altro si distinsero anche nella battaglia della Cernaia. E i caduti, e non ne furono pochi, purtroppo più che agli scontri furono legati ad un'epidemia di colera. Fatto sta che comunque la guerra viene presto vinta dalle potenze occidentali e quindi ci si deve sedere a un tavolo di pace. E Cavour e il sovrano, Vittorio Emanuele II, hanno tutto l'interesse a sedere da pari a pari, insieme agli altri grandi d'Europa. Ma se Francia e Inghilterra erano ben disposte ad accoglierli alla pari, cioè ad accogliere poi il plenipotenziario, vale a dire Cavour, alla pari non la pensava certamente così il rappresentante austriaco, che invece vedeva l'arroganza, l'invadenza di questo piccolo staterello italiano nel concerto delle grandi potenze europee. Ecco, no? Immaginatevi a questo tavolo di pace a Parigi a sedersi con i rappresentanti dell'impero ottomano, dell'impero russo, dell'impero francese, dell'impero britannico e dell'impero austro-ungarico. Cosa ci faceva lì in mezzo il regno del Piemonte? Ecco, allora il gioco, il primo gioco, come dire, ciò che era in ballo era appunto il primo passo era proprio questo. Una volta che avevamo partecipato alla guerra, che era stata vinta, adesso bisognava sedere al tavolo dei vincitori, però in una condizione assolutamente paritaria. Invece l'Austria in primis voleva escludere il regno di Sardegna dal tavolo delle trattative, voleva che fosse rappresentato dall'Inghilterra o dalla Francia, e quindi che non vi fosse una partecipazione diretta e attiva di un rappresentante piemontese. E la bella, bellissima Virginia deve lavorare invece in senso contrario, spingere l'imperatore ad accogliere tra i grandi il regno di Sardegna e di conseguenza poi l'Italia. E sono giorni appunto di grande fermento a Parigi, quindi feste tutte le sere e grandi pranzi. Questa è una foto appunto dei plenipotenziari e dei loro diplomatici. In quei giorni Cavour si sottopose a pranzi massacranti, a conciliaboli segreti e anche a manovre alquanto disdicevoli per un gentiluomo. Se noi altri facessimo per noi, cioè per il nostro interesse personale, quello che stiamo facendo per l'Italia, saremmo delle belle birbe, anzi, i peggiori porcaccioni del mondo. Ne conviene, caro Nigra? Queste sono proprio le parole che Cavour rivolge a Costantino Nigra, che è stato un altro grande personaggio del nostro Risorgimento e che è il suo uomo di fiducia a Parigi, anche in riferimento per la Oldoini. E se non all'inizio, poi a un certo punto anche Costantino Nigra diventerà uno dei tanti amanti della contessa. E davvero c'è dietro le quinte di queste feste, di questi pranzi sontuosi, vi lascio immaginare gli intrighi, no? E le fila che si muovevano. E Cavour è sicuramente uno dei più attivi, e ne combina di cotte e di crude, che glielo dice chiaramente: se avessimo fatto un interesse personale, tutto questo, se l'avessimo fatto per interesse personale, saremmo davvero delle belle teppe. Invece, come insegnava Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Se il fine è l'unità d'Italia, beh, va bene allora, ben venga, qualche azione disdicevole per un gentiluomo. E non sarà stato sicuramente nemmeno l'unico in quei giorni, intendiamoci. E gli inizi dei lavori, una volta che Cavour ha ottenuto di poter sedere, partecipare al tavolo delle trattative, ci racconta questo. Lunedì 25 febbraio, andiamo in scena. Se non piacevole sarà curiosa. Intanto sono cominciati i pranzi ufficiali e se non le intelligenze i nostri stomaci sono stati messi a dura prova.
Vi avverto che ho arruolato nelle file della diplomazia la bellissima contessa di XXX. Questa è la lettera che invia a Luigi Cibraio, che è colui che fa le veci del mini di Cavour a Torino, visto che lui adesso è in missione a Parigi. E come vedete, il segreto di questa missione era stato strettissimo, perché colui che rappresenta appunto il ministro Cavour a Torino nei fare le sue veci viene informato solo di fatto a cose fatte quando stanno iniziando i lavori del congresso di pace, e perlomeno una buona parte della missione della Aldoini è già andata in porto, è stata messa in atto. Ora, e poi mi fermo perché non ho controllato i tempi e non vorrei andare oltre. Insomma, è vero, per un verso l'Italia bisognava ancora farla, però come vi posso dire, una certa italianità già c'era nella penisola, indubbiamente, Torino era già italiana, perché nonostante tutta questa segretezza, sentite che cosa accade. Evidentemente a Torino già si spettegolava sulla missione della contessa, e a confermarlo ci pensava Lefebico Marcello, il minore dei tre fratelli Doria, che gli scrive: a Torino circolano strane voci sul vostro conto, si parla di visite notturne di Vittorio Emanuele in una certa casa di via Lagrange, che era l'indirizzo dove abitavano gli Oldoini a Torino, di convegni gli Oldoini e Castiglione naturalmente, di convegni misteriosi in cui è coinvolto il nome di Cigala, che era uno dei più alti ufficiali dell'esercito e strettissimo collaboratore del re. Intenda chi può, io non dico di più. Certo, si tratta di chiacchiere di pessimo gusto, ma di fatto Marcello gli dice: guarda che qua a Torino la storia la sanno tutti, il classico, diciamo, mistero all'italiana, tanta segretezza, tanta cospirazione, poi a Torino sanno già tutto tutti, sin nei minimi particolari. Un po', se volete, perché quel travestimento del re col mantello nero che lo copriva tutto, lui lo usava molto spesso quando faceva le sue scappatelle dalla corte, andando appunto a donne, e di conseguenza l'avevano già visto a Torino più volte conciato così, quindi era facilmente riconoscibile. Dall'altro, pur se a sapere della missione davvero si contassero sulle dita di una mano, e possiamo escludere tra questi sicuramente il re e Cavour, le voci, insomma, ecco, no? Fecero, insomma, girarono in brevissimo tempo, per cui a Torino già si sapeva ampiamente tutto. Io non so se sono lungo o breve, comunque nel dubbio mi fermo qui. Continueremo la giovedì prossimo. Mi spiace davvero di non poterci incontrare, ma insomma speriamo almeno di rivederci, che ne so, prima dell'estate per un saluto, speriamo, insomma, che, ecco, finisca tutto questo. Va bene, un abbraccio, vi saluto e grazie per l'attenzione. A giovedì prossimo.